ricamo con la decorazione. Inizieremo a scegliere una bellissima carta di riso stampata con soggetti etnici. Trattiamo i bordi in base alle dimensioni della tela e posizioniamo l'immagine per apprezzarne l'effetto. Iniziamo a stendere sulla tela una colla termoattiva. Una volta asciugata, questa colla si riattiverà con il calore. L'effetto ottenuto sarà quello di una aderenza perfetta alla tela, senza imperfezioni, quasi una stampa. Utilizziamo un pennello piatto, morbidissimo, e intrucciamo i movimenti per un risultato più omogeneo. Posizioniamo l'immagine sulla tela una volta che la colla sarà asciugata. Sovrapponiamo un foglio di carta da forno per evitare che la carta di riso si rovini e con un ferro caldo iniziamo a stirare. Però è importante che non ci sia vapore e la temperatura è quella per il cotone. Continuiamo per qualche minuto in tutte le direzioni. Solleviamo la carta da forno. Osserviamo nei particolari come il disegno risulterà perfettamente aderente alla tela, quasi fosse una stampa. Ammorbidiamo dello stucco ferrobistica prima di applicarlo sulla tela. Con una spatolina media, iniziamo a stendere lo stucco sui bordi del disegno, fino ad arrivare all'estremità della tela. I movimenti dovranno essere morbidi, anzi, lo stucco dovrà risultare liscio e morbido. Completiamo la tela. Con un erbolino piccolo, iniziamo a creare dei movimenti sullo stucco ancora fresco. Sarete voi a stabilire le dimensioni e la quantità dei graffiti. Lasciamo asciugare fino a quando lo stucco non sarà indurito. Con una carta vetrata media, dividiamo lo stucco in tutte le sue parti per renderlo adatto alla successiva colorazione. Trattiamo la tela in tutte le sue parti. Procediamo adesso con le sfumature di colore. Per facilitare l'operazione, utilizziamo i colori alla cera. Questi saranno semplici da usare, poiché hanno una asciugatura lenta e ci permetteranno di sfumare a lungo. Sulla tavolozza creiamo i colori più simili possibile a quelli dell'immagine. Con il pennello sporchiamo di colore una zona e con una spugna umida sfumiamo allargando il colore. Sarà meglio seguire il particolare per ottenere risultati migliori. Continuiamo con altri particolari, senza appesantire troppo il lavoro. Con questo passaggio riusciremo a dare continuità al disegno sul resto della tela, per dare l'impressione di un dipinto murale. Proseguiamo sulle sfumature con i colori alla cera. Questo particolare prodotto faciliterà l'effetto sfumatura, anche per chi non ha esperienza con i colori e la pittura. Sono diluibili in acqua e atossici. Possono essere utilizzati anche per effetti volume con la spatola.
ammorbidiamo unendole due tipi di cere, una cera neutra per finiture e una cera bituminosa. La miscelazione dei due prodotti renderà l'effetto più delicato, smorzando un po' la patina scurente del bitume. Trufiniamo il composto con una testa morbida, con movimenti circolari in tutte le parti della tela. Eliminiamo l'eccesso con un panno pulito. Questo è l'effetto finale. Non ci sarà bisogno di alcuna vernice, poiché la cera è già una finitura.